Questo è lo schema generale. Come creare contenuti secondo uno schema generale che è molto semplice, molto asciutto, molto forte. Tutti quanti parlate ogni giorno con tantissime persone interessate al vostro prodotto, al vostro servizio, giusto? Quante persone incontrate? Un bel po'. Fermatevi, fate mente locale, raccogliete i dati relativi alle richieste che più di frequente sentite dai vostri clienti. Che cosa vi dicono più di frequente? Che cosa vi chiedono più di frequente? Hanno paura che il serramento dopo un anno si rompa? Hanno paura del PVC perché il PVC fa schifo? Il PVC non fa schifo, questo lo so perché ho studiato per scrivere di queste cose. Raccogliete questi dati e create contenuti ad hoc, risposte a queste paure. Senti, io non lo voglio il PVC perché il PVC fa schifo, si rompe, si incrina, poi dopo un anno lo devo cambiare. Non è vero, e te lo dico io perché sono un esperto. Il PVC ha bassa manutenzione, dura oltre 30 anni. Tante cose che le persone normali fuori non sanno, che per voi sono normali, ma per le persone normali non è così. Mettete in circolo ciò che avete creato. Che cosa significa? Che magari voi potete aver perso tra virgolette, un tot di tempo, mettiamo una settimana, per creare un video o un articolo di blog o una brochure, una guida. Quel contenuto che avete fatto, se è fatto secondo questo schema, può essere riutilizzato all'infinito. Dovete sfruttare quel contenuto fino all'osso. Sfruttatelo, trovate il modo di metterlo in circolo il più possibile. E questo sta nella gestione delle risorse, molto spesso.